Ciao a tutti amici di tecnologia su misura.net, benvenuti in questa seconda parte della serie su come assemblare la propria stazione multimediale e in questo video ci occuperemo di mostrarvi come configurare il vostro media server e media center. Per installare XBMC vedete che andiamo su Ubuntu Software Center, aspettiamo che l'interfaccia si apra. Appena aperta l'interfaccia scriviamo nell'apposita barra di ricerca XBMC. Come vedete, XBMC è il primo risultato che compare. Basterà cliccare e premere l'opzione installa. Nel nostro caso era già installato e lì vi sarebbe appunto apparso il bottone installa. In questo caso noi potremo decidere eventualmente se disinstallare il programma. Vi proponiamo questa installazione direttamente da Ubuntu Software Center, che è più immediata rispetto all'installazione da terminale, che vi dovremmo spiegare il comando apposito, ma comunque funziona perfettamente anche così. Nel frattempo vi mostriamo che, aprendo le risorse del computer, abbiamo già caricato un filmato di prova che sarà quello delle cuffie PC Corsair, la recensione che abbiamo pubblicato pochi giorni fa. Nel frattempo, vi mostriamo anche che, è consigliabile accedere alle impostazioni di sistema e disabilitare il blocco dello schermo, in modo tale che ogni volta non dovremo inserire la password quando il computer va in standby e, essendo un computer per uso multimediale, può essere macchinoso appunto fare questa operazione tutte le volte. Naturalmente è solo un consiglio che vi diamo, non è una regola, dipende dalle vostre preferenze. Benissimo, adesso non ci rimane che aprire XBMC. Andiamo nel pulsante che ricerca i contenuti all'interno del computer e scriviamo nella barra apposita XBMC. Comparirà l'icona, basterà cliccarci e come vedete il programma si apre pressoché in modo istantaneo. In questo video abbiamo deciso di non offrirvi una panoramica veramente esaustiva, ma solo per farvi vedere le funzioni che andremo ad usare. Comunque potete vedere che l'interfaccia è davvero semplice e minimale. Abbiamo una serie di voci principali che riguardano le previsioni del tempo, le immagini che potremo importare da alcuni server, tipo Flickr, Picasa o altri servizi. Sarà tutto impostabile tramite add-ons, la sezione delle immagini, mentre la parte che ci interesserà principalmente sarà appunto quella dedicata ai video. Abbiamo poi una libreria musicale, potremo installare dei programmi, come ad esempio si può controllare ad esempio in remoto la coda DJ Downloader, esistono tantissime estensioni e starà anche a voi provarle tutte quelle che preferite, mentre in System andremo a configurare le impostazioni di questo software. Comunque torniamo alla libreria dei video e vedremo come aggiungere le cartelle. Naturalmente dalle add-ons è possibile anche aggiungere un client di YouTube, ad esempio. Comunque andando in Files e cliccando ancora su Files sarà possibile aggiungere una o più cartelle appunto per aggiungere e completare la nostra libreria multimediale. Clicchiamo sul pulsante di navigazione, vediamo che sono presenti molte opzioni e ad esempio sarà possibile aggiungere anche cartelle a remoto dalla voce UPnP che vedete qui sotto. Ma in questo caso a noi interesserà aggiungere unicamente solo i contenuti locali del computer, perché in questo momento non abbiamo nessuna cartella DLNA appunto accessibile in remoto. Qui andiamo in Home Folders e andiamo a selezionare una o le cartelle che contengono i nostri video, nel nostro caso appunto la cartella video. Quindi diamo la conferma, premiamo OK, ancora OK e come vedete la voce video è comparsa e all'interno della quale possiamo trovare il video che abbiamo deciso di caricare come esempio, che è quello delle cuffie Corsair. Possiamo decidere se ripartire dal punto in cui avevamo interrotto la riproduzione oppure partire da capo. In questo caso abbiamo deciso di ripartire da capo, stiamo regolando il volume, comunque non crediamo che voi potrete sentire l'audio, ma come vedete la riproduzione è davvero buona.
In questo caso, se noterete qualche scatto, sarà dovuto al software di registrazione dello schermo e non assolutamente al computer in sé, insomma. Come vedete, schiacciando il tasto ESC sarà possibile riprodurre e vedere il menu del programma. Ora stoppiamo e andiamo a vedere come configurare il nostro media server. Basterà andare in System, in Settings, e apparirà il menu di configurazione. Dalla voce Appearance sarà possibile modificare anche l'interfaccia del programma. E da questa voce, infatti, avremo accesso a tutte le impostazioni principali. A noi interessa andare in Services, all'interno della quale sarà possibile configurare tutti i vari server o client. In general, sceglieremo il nome che vorremmo dare appunto al nostro media server. In questo caso era già impostato Valerio TSM, ma potremmo chiamarlo tecnologia su misura, ad esempio, o comunque come noi preferiamo, insomma. Mentre per abilitare la condivisione dei contenuti bisognerà selezionare la voce UPnP e quindi abilitare tutte queste voci che, come vedete, adesso le stiamo disabilitando per riabilitarle. Da questo momento in poi tutta la libreria dei filmati e della musica sarà accessibile da qualunque dispositivo collegato alla stessa rete, quindi anche in wifi, ma è consigliabile che tutti i dispositivi connessi siano collegati tramite cavo Ethernet in modo da garantire una larghezza di banda sufficiente per trasferire contenuti anche ad alta risoluzione. Come potete vedere, tutte le impostazioni e i settings effettuabili sono accessibili veramente in modo semplice da questo programma e è particolarmente utile per emulare un sistema simile alla Western Digital TV Live che abbiamo visto in una recensione precedente, poiché da un'unica interfaccia avremo accesso a tutta la multimedialità di cui abbiamo bisogno. Possiamo vedere, ad esempio, che cliccando sul pulsante di spegnimento sarà possibile infatti addirittura spegnere, riavviare, ibernare il computer direttamente da questo bottone, ma a noi in questo caso interessa solamente uscire per farvi vedere un'ultima impostazione. Infatti, per rendere XBMC quasi come un sistema a sé stante, è utile che venga avviato automaticamente appena dopo il sistema operativo. Per abilitare questa opzione, bisognerà impostare adeguatamente la voce in impostazioni d'avvio che vedete qui dietro sul desktop. Comunque, vi facciamo vedere meglio come ricercare questa voce. Ecco qua, abbiamo spostato per farvela vedere meglio. Comunque, basterà andare nel solito pulsante di ricerca, scrivere applicazioni d'avvio. E recupererete facilmente l'icona. A questo punto, per aggiungere un programma, bisognerà appunto premere sul programma Aggiungi, aggiungere un nome di descrizione, come preferite, avvio in questo caso, ma quello che conta è nel comando scrivere XBMC. In questo modo il sistema operativo capirà che dovrà avviare automaticamente questo programma e a questo punto ogni volta che il computer verrà acceso o riavviato, XBMC partirà automaticamente, senza prolungare i tempi di caricamento, ma consentendoci all'istante di avere accesso alla nostra libreria multimediale. Bene, con questo filmato abbiamo quasi concluso, non ci rimane che farvi vedere come le configurazioni che abbiamo impostato funzioneranno. Quindi adesso ci colleghiamo con la telecamera e approfittiamo del fatto che sul monitor di sinistra riavvieremo Linux, mentre sul monitor di destra avvieremo Windows con VLC, in modo tale anche da farvi vedere il corretto funzionamento del server DLNA impostato su Linux. Bene ragazzi, ora che abbiamo finito tutte le operazioni di configurazione, possiamo concentrarci per testare il corretto funzionamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto finora. Come potete vedere nel monitor di sinistra, vi ricordiamo che vedete l'interfaccia di Linux, nel monitor di destra abbiamo collegato il nostro computer e quindi abbiamo Windows. Benissimo, cominciamo a riavviare il computer con Ubuntu installato.
arrestiamo e riavviamo. Questa operazione ci servirà per capire se adesso XBMC si avvierà automaticamente una volta appunto avviato il sistema operativo. Invece, intanto che si riavvia il computer, useremo Windows per testare se appunto il server di LNA viene rilevato correttamente. Faremo anche un test con l'iPhone, con un'applicazione che adesso non mi ricordo più il nome, andiamo a cercare, tanto abbiamo tempo, si chiama Boot Player. Ok, il riavvio è quasi completamente completato e come vedete viene subito avviato XBMC. Ci vorrà qualche istante prima che il server di LNA a questo punto sia disponibile. Naturalmente ricordiamo che per avere un'esperienza migliore con un media center come XBMC è consigliabile non controllarlo tramite mouse e tastiera, ma avere una sorta di telecomando o comunque del joypad wireless che vi abbiamo mostrato nella prima parte di questa guida. Adesso cominciamo a concentrarci su Windows e apriamo VLC. Ecco qua l'altro mouse. Cominciamo ad aprirlo e intanto apriamo anche l'applicazione Good Player per vedere se questo server di LNA è stato rilevato. Perfetto, cerco di mettervi davanti l'iPhone. E come potete leggere abbiamo UPnP, tecnologia su misura, che è esattamente il nome che abbiamo dato al nostro media server prima nella configurazione. Se apriamo vediamo che abbiamo a disposizione la libreria musicale e quella video, naturalmente quella musicale è vuota per il momento. Scorriamo il menu e troveremo Cuffie e PC Corsair Vengeance, lo stesso file che abbiamo caricato su Linux. Se avviamo, adesso vogliamo mostrarvi una cosa, perché visto che l'iPhone è collegato naturalmente in Wi-Fi, non può essere collegato tramite cavo Ethernet, vedete che praticamente il video in Full HD non viene riprodotto. Ci presenta un'immagine, ma non c'è abbastanza larghezza di banda per caricarlo. Ah, invece sta partendo, stranamente. Abbiamo deciso di testare. Comunque, vabbè, è sempre lo stesso discorso, nel senso che i salti non vengono caricati istantaneamente. Ci sono comunque dei tempi di latenza superiore rispetto a cavo Ethernet. Comunque adesso cerchiamo di concentrarci su VLC. Ci spostiamo e andiamo a vedere in rete locale se è comparso tecnologia su misura. E infatti, vedete, in rete locale Universal Plug and Play abbiamo sempre lo stesso discorso. Quindi selezioniamo file, video, Cuffie PC Corsair, diamo un doppio clic e come vedete abbiamo uno streaming perfetto del nostro contenuto Full HD, che potrebbe, adesso abbiamo naturalmente un video esemplificativo, ma potrebbe essere tranquillamente un MKV a 1080p. E in questo caso, visto che il computer è collegato in Ethernet, vedete che le latenze sono praticamente annullate. E è quasi come se il file fosse effettivamente presente sul computer Windows, mentre invece ricordiamo che lo stiamo visualizzando in streaming in remoto da Linux e tramite il media server di XBMC. Bene, con questa seconda parte abbiamo concluso. Nella terza parte ci dedicheremo alla configurazione della Sky Digital Key per vedere la televisione sulla nostra stazione multimediale. Speriamo che anche questa parte vi sia piaciuta, che sia stata di vostro gradimento. Un saluto a tutto da Valerio e dal team di tecnologiasumisura.net.